Un episodio di bullismo che ha lasciato il segno nella vita di un giovane studente dell'Istituto Alberghiero di Vibo Valentia e che ha profondamente toccato l'animo della sua famiglia, ora determinata a lanciare un messaggio di speranza e civiltà. Angelo De Luca, giovane studente originario di Acconia di Curinga, ha rischiato grosso quando lo scorso anno è stato picchiato selvaggiamente da alcuni suoi coetanei nei pressi del terminal bus vibonese. E da quel luogo è partito un significativo corteo al quale hanno preso parte numerosi studenti e amici di Angelo, in prima fila la madre. Ringraziando a Dio Angelo ne è uscito miracolosamente, perché i dottori parlavano sia di sedia a rotelle che di paralisi, però per fortuna non è successo. Ho organizzato questo insieme agli altri sperando che non succeda più, perché secondo me il prossimo può lasciarci la vita e non voglio che accada un altro. Quello che abbiamo passato noi, che non deve succedere più a nessuno. Con le mani non si risolve niente, bisogna affrontare le cose parlando, perché primo quelli che picchiano rischiano di andare loro penalmente e rischiano il carcere, e gli altri ragazzi rischiano la vita oppure di rimanere su una sedia a rotelle come ha rischiato Angelo. Un'iniziativa che ha registrato la vicinanza del sindaco Elio Costa, presente accanto al ragazzo, e alla quale hanno aderito anche Forza Italia Giovani, Il Coraggio di Cambiare l'Italia e Fratelli d'Italia. Il bullismo è un motivo molto serio, è un motivo molto grave della società odierna, è un motivo socialmente deviante, e dobbiamo cercare di combatterlo nel modo più forte possibile. Da Vibo Valentia per la CNews 24.